Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di questa mattina. Vi chiediamo un primo feedback audio-video. Utilizzate le nostre chat per segnalare eventuali problemi tecnici e allo stesso modo per inviare quesiti ai nostri relatori. Invieremo più volte nella nostra chat il link per poter scaricare a partire da domani il materiale didattico, quindi le slide dei nostri relatori e l'intera registrazione video. Io adesso non rubo altro tempo, lascio la parola al nostro collega Tommaso Dal Bosco per una breve introduzione e auguro a tutti gli utenti un buon proseguimento. A te Tommaso, prego. Buongiorno a tutti e benvenuti, scusate, benvenuti a questo terzo seminario del ciclo dedicato agli investimenti urbani realizzato in collaborazione con IFEL Campania per la regione Campania. Quest'oggi affronteremo un tema particolarmente complesso, che è quello dei fondi immobiliari. Fino adesso, come sapete, abbiamo parlato di criteri ambientali minimi e di progettualità a sostegno, entrambi a sostegno degli investimenti. Oggi parleremo di uno strumento proprio per realizzare investimenti urbani, di cui probabilmente molti hanno sentito parlare, ma che tutti guardano anche un pochettino con un po' con un po' di diffidenza, con un po' di paura forse per il fatto che è ancora un po' misterioso. Allora, i fondi immobiliari fanno irruzione nella prassi operativa italiana poco più di una ventina di anni fa. E adesso ci occupiamo oggi ovviamente prevalentemente dei fondi ad apporto pubblico e realizzati per fare investimenti pubblici. Ecco, all'inizio in realtà più che per fare investimenti venivano considerati dei contenitori per la valorizzazione di beni di patrimonio immobiliare. In realtà valorizzazione in quei casi lì, parlo della maggioranza dei casi di cui forse avete anche sentito parlare, era una valorizzazione secondo un'accezione piuttosto ristretta, no? Un po' riduttiva. In sostanza si trattava di parcheggiare lì i beni immobili e in un veicolo che poi ne facilitasse il trading, la vendita, la liquidazione. E quindi sono stati anche spesso, forse purtroppo, utilizzati anche in chiave essenzialmente speculativa. Niente quindi a che fare con invece quello i fondi, ad esempio, per la rigenerazione urbana, che fanno parte più della tradizione anglosassone che li ha conosciuti prima di noi e che noi li abbiamo molto praticati fino ad oggi. Ecco, l'esperienza di cui vi parliamo oggi, nella mia introduzione sarà veramente brevissima per i motivi che adesso vi spiego, fa parte di questa seconda specie, e cioè l'utilizzo del fondo immobiliare per sviluppare piani di investimento complessi in un ambito urbano, in un ambito più allargato. E probabilmente questa iniziativa, l'iniziativa di cui poi vi parlano i nostri ospiti, i nostri relatori, è un'iniziativa che nasce da un'idea del ministro dell'Università e della Ricerca Francesco Profumo nel 2013, il quale appunto avendo presente lo strumento del fondo immobiliare come veicolo per realizzare investimenti pubblici, decide di lanciare un programma sperimentale di dire ai comuni, verso i comuni, ai quali dice: io vi do un contributo che non coprirà l'intero costo dell'investimento, l'intero valore dell'investimento, se voi realizzate un'iniziativa per riqualificare il patrimonio di edilizia scolastica utilizzando il fondo immobiliare. Ecco, da questa iniziativa si è scatenata una filiera di eventi che ha portato alla realizzazione del progetto di cui vi parliamo questa mattina. È difficile, prima di lanciare questo webinar, abbiamo riflettuto molto perché non è semplice dare un resoconto lineare di questa iniziativa.
come invece risulta quando si descrive un'operazione di investimento di altra natura, di tipo tradizionale. Per cui abbiamo cercato di schematizzarla il più possibile, dando la parola ai quattro principali attori che ne sono stati protagonisti. E nell'ordine, non in un ordine cronologico, ma insomma in un ordine, se volete, gerarchico, questi protagonisti sono essenzialmente il comune, in questo caso un comune che svolge una funzione di capofila per conto di un gruppo di comuni. E abbiamo quindi Annalita Muzzarelli, che è assessore al bilancio del comune di Castel San Pietro Terme, che è appunto capofila di questa iniziativa. Il secondo protagonista essenziale di questa iniziativa è il proponente, il gestore, il proponente quindi della gestione del fondo immobiliare, che è Prelios SGR. Prelios è una primaria società di gestione del risparmio che opera da tanti anni e che è rappresentata da Gian Domenico Lenti oggi. Doveva esserci Alessandro Busci, che forse poi ci raggiunge, ma insomma Gian Domenico ha seguito in prima persona questo programma di investimento. Il terzo protagonista è l'investitore, che in questo caso è Invimit SGR, che è una società intera proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nata appositamente per realizzare investimenti di questo tipo e fare un pochettino da soggetto che lavora sulla transizione appunto dal sistema tradizionale di investimenti a quello fatto attraverso i fondi immobiliari, per mobilitare quindi anche risorse e operatori privati in questo campo. E l'ultimo, ma come si dice sempre, non meno importante, è l'advisor, per i motivi che capirete man mano che andiamo avanti nella illustrazione. I comuni, non certo abituati a gestire, specialmente quelli più piccoli, come in questo caso vedremo, non certo abituati a gestire investimenti attraverso questo strumento, hanno bisogno di un soggetto che sia terzo, e che li aiuti a, come dire, a strutturare l'operazione, assicurando un'equa distribuzione dei rischi, proprio per i motivi che poi vedremo. In questo caso è rappresentata proprio dal sistema associativo dell'ANCI, di cui anche IFEL, come sapete, fa parte. E si tratta della Fondazione Patrimonio Comune, che è rappresentata in questo caso da Michele Lorusso. Allora, io sono già stato abbastanza lungo e quindi do subito la parola ad Annalita Muzzarelli perché ci illustri appunto la storia di questa operazione, di come arriva il comune. No, no, scusa Narita, prima di darti la parola ancora una cosa, non sono tutti qua i protagonisti di questa operazione, ce n'è uno che voglio ricordare in particolare che è l'Agenzia del Demanio, che in questo caso, il cui direttore in questo caso ha avuto addirittura è stato, mi viene da dire, invadente, nel senso che si è occupato di questa operazione da tutti e tre i lati, nel senso che quando è nata l'operazione, lui era presidente della Fondazione Patrimonio Comune, quindi quello che poi ha svolto il ruolo di advisor, è stato in una fase importante di start-up di questa iniziativa, sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca, e poi nella fase finale si trova a fare il direttore generale dell'Agenzia del Demanio, che appunto ha avuto una funzione molto importante, soprattutto attraverso il suo direttore centrale, l'avvocato Mantella, che ha tenuto i rapporti con il Ministero delle Finanze per assicurare, diciamo così, l'allineamento con le norme, finanziarie e contabili molto stringenti alle quali i comuni, è inutile che lo dica a voi, sono, soggetti. Questo era per dire che, insomma, non abbiamo sacrificato, l'Agenzia del Demanio come relatore all'interno di questo seminario, ma semplicemente abbiamo voluto cercare di dare un'illustrazione il più compatta e precisa possibile. Naturalmente, potete, come al solito, se molti di voi forse sono abituati a seguire questi seminari, porre le vostre domande e intervenire attraverso la chat e in ogni caso, anche dopo il seminario, potrete sempre contattarci per chiederci
approfondimenti e chiarimenti. Grazie a tutti ancora una volta, adesso mi taccio e passo la parola ad Annalita Muzzarelli. Prego Annalita. Bene, grazie Tommaso e buongiorno a tutti. Io quello che cercherò di fare è di trasmettere quelle che sono le linee principali di questo progetto e perché siamo arrivati noi comuni a considerarlo, a prenderlo in considerazione e perché può essere oggi interessante per gli altri comuni. Per fare questo vorrei partire da quello che è la posizione, cioè quello come ho indicato, lo scenario di riferimento dei comuni e quindi qual è stato poi il percorso per avvicinarsi ai fondi immobiliari, da dove è nato il progetto, l'importante funzione che già ha indicato Tommaso di coordinamento e di collaborazione istituzionale e poi andare a spiegare un po' come funziona questo progetto. Entrando nel merito in quello che intendiamo come scenario di riferimento, cioè qual è la condizione in cui io parlo ovviamente come amministratore, quindi assessore bilancio di un comune, mi pa parlo in riferimento a qual è la situazione in cui si trovano i comuni oggi. Ovvero sappiamo che noi comuni abbiamo la necessità di realizzare opere pubbliche, realizzare o ottenere la realizzazione, nel senso che non direttamente possiamo occuparci noi della realizzazione, ma abbiamo bisogno di queste opere pubbliche. Nel caso specifico ci riferiamo con questo progetto a edifici scolastici. Edifici scolastici che sappiamo sono stati realizzati intorno agli anni 60, 70 e quindi hanno necessità di essere riqualificati. Anni 60 e 70 in cui avevamo anche le risorse da spendere per poter realizzare questi tipi di opere. Oggi invece proprio per rispondere ai bisogni dei cittadini queste opere devono essere riqualificate e quindi riviste. In questa situazione i comuni poi si trovano allo stesso tempo ad avere dei beni immobili, quelli che chiamiamo beni immobili non strumentali, possiamo pensare agli ex edifici scolastici o altre tipologie di immobili, che il più delle volte non riescono a valorizzare, quindi diventano un costo per i comuni e creano allo stesso tempo un degrado. Quel degrado che noi vediamo sotto gli occhi di tutti, che rappresentano la non riqualificazione delle città. Poi ci sono altri elementi. Sappiamo, e questo mi rivolgo soprattutto alla parte tecnica, che abbiamo quei limiti all'interno del pareggio. Cioè è vero che esiste la possibilità, spesso anche finanziaria, di poter effettuare indebitamento, ma nonostante questo abbiamo ancora, per quello che è debito, degli effetti sul pareggio del bilancio. Sappiamo e dobbiamo dare atto delle numerose forme di finanziamento che si sono aperte verso l'edilizia scolastica, soprattutto in questi anni. Ma molto spesso, oppure molte, se non molto spesso, sicuramente a volte, per realizzare queste opere e per ottenere queste fonti di finanziamento è necessario avere quei progetti già pronti, quello che possiamo chiamare avere l'immediata cantierabilità. Ecco, quindi a volte, nonostante sappiamo che esistono queste forme di finanziamento, i comuni non riescono a raggiungerle. Di fronte a questo, quindi, è nata l'esigenza, la necessità di trovare un percorso alternativo, quindi avvicinarsi a qualcosa che fosse diverso rispetto a quelle che sono le forme comuni. Quello che dobbiamo tenere presente nell'avvicinarci a questo tipo di progetto è proprio una visione diversa. Passare da quello che sono gli strumenti classici ancora presenti e sicuramente da prendere in considerazione, che sono l'alienazione e quindi l'appalto con indebitamento, nel senso il comune può avere quei beni che abbiamo detto sono beni non strumentali che creano un costo che non riusciamo a valorizzare ed effettua la classica asta. Sappiamo quanto spesso queste aste vengano deserte, quindi che in realtà questi progetti non riescono. Cioè, quei beni non riescono ad essere venduti e anche se vengono venduti, non necessariamente vuol dire poi che siano valorizzati. Allo stesso tempo, per realizzare l'opera pubblica, solitamente il comune è abituato ad effettuare il sistema classico di indebitamento, ma sappiamo con i limiti che esistono per l'indebitamento. Allora, da qua ci si avvicina ad un percorso dove c'è la forma del partenariato pubblico e privato, che ha però un discorso di limite con i tassi che a volte vengono richiesti con il ritorno di un partenariato pubblico e privato, chiamiamolo puro. E questo per avvicinarsi invece a quella forma che qua presentiamo e nella quale noi ci siamo appunto avvicinati come comuni, che è un fondo immobiliare istituzionale, istituzionale inteso appunto con una figura che è quella di INVIMIT,
cioè si avvicina chiedendo sempre un rendimento, ma non a quei tassi di interesse che possono essere previsti in un partenariato pubblico-privato. Quella figura che ho indicato del promotore, in quanto è l'elemento principale, quello che ha dato luogo e ha permesso, grazie, come è stato indicato prima, anche a un intervento da parte del Demanio, a far sì che un proponente presentasse una proposta e quindi che a proprie spese iniziasse ad effettuare anche degli studi di fattibilità dei progetti. Ovviamente tutto questo non è che è nato in una maniera direttamente dai comuni, come ha detto prima Tommaso. C'è stato un decreto importante, che è il decreto 98, in particolare l'articolo 33, che aveva previsto la creazione di un sistema dei fondi, il sistema al fondo dei fondi, con Invimit, che come è stato precisato è colei che mette il denaro, mette appunto i soldi. Invimit è un SGR totalmente del MEF, capitalizzata da INAIL, quindi indirettamente i soldi sono quelli di INAIL, che crede e che vuole cercare di effettuare la valorizzazione dei patrimoni immobiliari attraverso questo sistema dei fondi. Come si sono avvicinati i comuni? Sinceramente non è che noi avessimo chiaro nel momento in cui ci siamo avvicinati tutta questa struttura quale fosse il completo funzionamento. Per cui l'avvicinamento è stato, diciamo, un motore, quello del decreto del 2012, dove veniva data la possibilità di ottenere un contributo del 25%, ma solo se si realizzava il patrimonio scolastico e quindi i poli scolastici nella modalità prevista dall'articolo 33. Quindi la modalità con cui noi comuni ci siamo avvicinati a questo progetto, lo dico chiaramente, non è stata quella di una completa visione. Si era compreso che c'era qualcosa di nuovo, si voleva cercare di capire meglio, ma l'inizio è stato probabilmente il solito modo. C'è un contributo, proviamo ad aderire per vedere che cosa ne può saltare fuori. E quindi ancora un avvicinarsi con vecchi schemi, diciamo, ma per un percorso veramente nuovo. Infatti, scusate, torno indietro, l'articolo appunto 33 in realtà, e questo l'abbiamo compreso sempre meglio entrando nel progetto, ha un cambio di paradigma molto importante, nel senso che, come ho indicato prima, c'è un cambiamento in termini di valorizzazione. Con questo progetto si fanno essenzialmente due passi fondamentali. Si realizzano quegli immobili scolastici che rappresentano la necessità dei comuni per soddisfare i bisogni dei nostri cittadini, ma allo stesso tempo si permette di arrivare alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Proprio come abbiamo detto, perché non sempre quando vendo laddove anche io riesco a vendere, riesco a valorizzare, riesco a riqualificare, quindi a ottenere che ciò che viene venduto venga anche valorizzato. Allora, con questo modello si arriva appunto a nuovi modelli di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati e quindi è importante comprendere il perché l'opera pubblica viene valorizzata con questo tipo di strumento e tutto questo perché il progetto prevede un rendimento. È un sistema che può stare in piedi, quindi un sistema di mercato che non è più su risorse che vengono date e devono essere spese, ma che deve prevedere un rendimento affinché tutto quanto abbia un compenso adeguato. Quindi c'è un rendimento per l'investitore, c'è un compenso per il gestore, quindi per la società di gestione che gestisce questo progetto, e i comuni che riescono a realizzare il proprio obiettivo. È per questo che c'è un cambiamento importante, da quello che è il concetto di indebitamento passiamo al concetto di investimento. Un investimento che deve seguire le linee però programmatiche del comune. Il comune ha in mano i propri strumenti urbanistici, sa come vuole rivitalizzare, reinvestire, rivalorizzare il proprio territorio, quindi i propri comuni, partendo sia dagli edifici scolastici che dal resto del patrimonio immobiliare. E allora, appunto, passare dal concetto di utilizzo delle risorse, vedremo anche ad allocazione efficiente delle risorse, dimostreremo che non solo, e quindi alla base di tutto il progetto e dei documenti che sono stati prodotti, non solo questo è un progetto che politicamente può dimostrare quanto sia importante perché genera valore economico, ma è anche il modello migliore finanziariamente per arrivare a soddisfare questa necessità di realizzare le opere pubbliche. L'elemento fondamentale, poi che compare, sono quelli di avere tempi certi. Sono
sappiamo quant'è la lunghezza per arrivare alla realizzazione di un'opera pubblica, il fatto di riuscire ad avvicinarsi ad un promotore privato, quindi soggetti specializzati che fanno questo di mestiere, ci permette dall'avvio di un fondo di realizzare le opere pubbliche, nel caso del progetto appunto preso in esame, in 1 anno e mezzo, con costi certi. Un progetto nel quale ovviamente i comuni poi dichiareranno il pubblico interesse. Vado avanti nello spiegare invece qual è stata l'azione importante, come dicevo, di coordinamento. Cioè, i comuni quindi si sono trovati di fronte a una necessità, un contributo che poteva essere dato, un progetto che sembrava interessante, era nelle corde dei comuni che hanno partecipato, cercare di capire cosa volesse dire e credevano nell'importanza di valorizzare il proprio patrimonio, non avevano ben chiaro tutto questo. Allora importante è stato unire i comuni, cercare di individuare un comune capofila, in questo caso appunto Castel San Pietro, che si coordinasse con gli altri comuni e fosse sia un referente tecnico che politico dell'operazione, e allo stesso tempo individuare una collaborazione istituzionale con gli altri enti. E mi riferisco quindi al MIUR, all'Agenzia del Demanio, all'ANCI, col Fondo Patrimonio Comune, nonché anche IFEL, che è intervenuta in diversi momenti, IVIMIT e ovviamente il comune capofila. Perché cos'era importante nel progetto? Il progetto è necessario comprendere che questo progetto, come ho detto prima, nasce da una proposta sviluppata spontaneamente da un promotore privato. Un promotore che ha presentato, conoscendo la nostra necessità di voler realizzare questo tipo di progetto, ha presentato una proposta. Una proposta che ha studiato, sono state effettuate delle studi di fattibilità per vedere la capacità di poter sostenere queste operazioni. Tant'è che alcuni comuni sono anche usciti, perché come vi ho detto, inizialmente c'è stato un avvicinamento perché c'era la possibilità di avere un contributo, ma non sempre era possibile restare dentro se non si hanno dei beni che poi possono essere valorizzati. Un promotore che comunque all'interno del contesto viene selezionato in ogni caso con una gara di evidenza pubblica. Tutto questo progetto deve poi gestire quelli che sono gli aspetti normativi, tecnici e giuridici dell'ente pubblico, ma anche del promotore privato. Era un progetto pilota, è un progetto pilota, ora si sta definendo. È stato necessario però affrontare tutti i diversi aspetti che comprendevano sia il lato comuni, quindi lato enti pubblici, che il lato del promotore privato e quindi linguaggi che non sempre erano comuni e condivisi. E per questo vi era la necessità di confrontarsi e grande e importante è stata la collaborazione istituzionale per arrivare a fare questo. Fino ad arrivare non solo, come vi ho detto, a dimostrare che era un progetto che politicamente, che economicamente aveva un vantaggio, ma anche che finanziariamente dimostrava che era il più efficiente. E questo anche per superare quello che possono essere non solo un consiglio comunale che si trova a dover dichiarare un pubblico interesse e quindi dover alzare la mano e quindi doversi trovare di fronte a dei documenti che siano istruiti nella maniera completa, ma anche superare quelli che possono essere i limiti di una durata di un mandato e quindi poter arrivare anche a un mandato successivo, riferendosi a un progetto nato con un'amministrazione che può proseguire ed avere il suo corso nell'amministrazione successiva, proprio perché alla base ci sono degli documenti e delle analisi istruttorie che dichiarano, che dimostrano la convenienza e la completezza di questo tipo di strumento. Un elemento che poi vedremo, e provo a accennarlo qua, ma forse l'avremo più chiaro dopo, era quello poi di permettere ai comuni di non avere un automatismo, cioè fare sì che al termine i comuni che hanno necessità, che hanno bisogno di ottenere degli immobili scolastici, in realtà possano fare una scelta. Noi dobbiamo ragionare sempre di più pensando al futuro delle nostre società, delle nostre collettività che non sempre conosciamo oggi. E per questo che quello che ci siamo detti è anche quello di vedere e di non fissare automaticamente l'acquisizione, quindi lo scambio di quote contro l'immobile, ma effettuare la possibilità di scegliere, perché potrebbe succedere che così come quegli immobili che oggi diventano un patrimonio non utilizzato, anche tra 20 anni, perché questa è la previsione di durata del fondo,
possono rappresentare in realtà non più l'esigenza del comune in quel momento, per cui ci si potrebbe trovare di nuovo ad affrontare questo tipo di soluzioni, cioè costruire scuole diverse in tempi più rapidi, lasciare questa scuola ad esempio invece in utilizzo ad un altro soggetto e noi continuare a pagare dei canoni per l'utilizzo, insomma non effettuare una chiusura e un automatismo, ma una libertà di scelta. L'altro aspetto era quello del pagamento del canone, ma lo vedrai meglio quando entrando nella presentazione del progetto. Quindi questo è un po' il concetto di perché siamo voluti arrivare qua, un collegamento, una collaborazione da comuni e con gli enti per arrivare a una definizione il più possibile completa. In che cosa consiste, questo progetto? Può sembrare complesso, poi è chiaro che tutti gli elementi che sono complessi una volta poi compresi possono diventare semplici pur avendone la conoscenza completa. Abbiamo detto quindi il fondo immobiliare è lo strumento finanziario, vediamo appunto evidenziato in verde questo che è il contenitore dove Invimit, che è la società di gestione, immette immediatamente liquidità, quindi una liquidità che verrà spesa per realizzare gli edifici scolastici e per rivalorizzare il patrimonio. Quale patrimonio? Il patrimonio che viene apportato dai comuni. I comuni apportano sempre all'interno del fondo immobiliare, quindi di questo contenitore, quei beni che non riescono a valorizzare, che devono essere, cioè nei quali devono essere invece effettuate le manutenzioni, le ristrutturazioni residenziali o commerciali da parte dell'investitore, da parte di Invimit. Invimit in cambio di questi soldi, quindi dell'equity che dà per la realizzazione di questi tipi di investimenti, chiede un rendimento che è però un rendimento non speculativo. Viene chiesto un 3% più inflazione, sempre con il limite che nel caso in cui, anzi non con il limite, con la condizione positiva, che nel caso in cui l'operazione risultasse migliore, quindi con un rendimento migliore, il maggior rendimento ritornerebbe ai comuni. È chiaro però che qualcosa Invimit deve avere, e questo proprio perché ci deve essere una valorizzazione di questi beni pubblici. Allo stesso tempo i comuni danno anche quel contributo che hanno ricevuto attraverso il sistema che abbiamo visto prima, e quindi il contributo di denaro entra all'interno del fondo immobiliare. Questo meccanismo poi apportano i comuni in diritto di superficie i terreni sulle quali verranno realizzati i nuovi edifici scolastici. Tutto questo sistema viene gestito da una società di gestione. La società di gestione, che in questo caso nell'incontro di oggi è appunto rappresentata da Prelios, che ha presentato la proposta sulla quale noi comuni abbiamo dichiarato il pubblico interesse. Questa società di gestione quindi dovrà gestire tutto questo strumento finanziario e riceverà un compenso, ma lo riceverà solo a condizione che il fondo e che il progetto che è stato presentato realizzi gli obiettivi che si sono posti. Altrimenti, così come viene previsto in tutta la documentazione, quindi il regolamento istitutivo del fondo, la SGR potrà essere sostituita e quindi non ricevere il compenso. Questi tre elementi che ho voluto mettere in evidenza, il fatto cioè che ci sia una società, un SGR che è appunto Invimit che riceve un compenso, una società di gestione che gestisce il tutto, che viene pagata se realizza l'obiettivo e i comuni che ottengono i loro beni se il progetto va avanti, è una dimostrazione di come il pubblico e il privato possano collaborare insieme e di come non è che un valore si genera spontaneamente, in un mercato ci deve essere un prezzo. E questo prezzo è, a mio parere, la dimostrazione che un progetto di questo tipo possa funzionare. Cioè, ognuno avrà un riconoscimento per il ruolo che ha nel progetto, quindi un riconoscimento in termini di rendimento o in termini di compenso. E indico solo alcuni numeri, quindi da come funziona e che cosa ha portato il progetto che stiamo presentando, appunto per comprendere che cosa intendo per valorizzazione. In questo momento siamo appunto sei comuni che sono dal nord al sud Italia, quindi non necessariamente comuni dello stesso luogo, ma comuni che vanno dalla provincia di Lecco col comune di Robbiate, per arrivare alla provincia di Vicenza con Isola di Capo Rizzuto, nelle Marche abbiamo Monte Prandone e Osimo,
e poi Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna e Isola di Capo Rizzuto, appunto Crotone. Quindi in realtà diverse tra di loro, ma che sono riuscite a stare insieme grazie a questa azione di coordinamento e che possono prevedere l'entrata anche di nuovi comuni, naturalmente. Quando ci riferiamo alla valorizzazione, ecco solo alcuni numeri, non voglio entrare nel dettaglio di questo stato patrimoniale, chiamiamolo. I comuni però, vedete, apportano circa 11 milioni di euro. Questi 11 milioni di euro si trasformano in 68 milioni di investimenti. Quindi è chiaro come da un punto di vista politico 11 milioni investiti nel territorio riportano 68 milioni, è chiaro qual è l'effetto importante di moltiplicatore che genera il fondo. Quindi ripeto, non solo realizzare scuole, ma anche valorizzare il territorio. È così che deve essere vista l'operazione insieme. 11 milioni contro 68. 68 dei quali 27 milioni di euro sono rappresentati in scuole e 41 milioni di euro in questo caso è residenziale o potrebbe essere commerciale. E subito quei 57 milioni e 8 che vedete è appunto l'equity che investe l'investitore, Invimit. Investe immediatamente, quindi non abbiamo tempi lontani nel quale si inizierà ad effettuare l'operazione. Appena il fondo partirà, l'investitore metterà questo denaro a disposizione del fondo. E quindi si partirà con la progettazione a cura appunto del privato, come meglio poi preciserà anche Prelios, si realizzerà poi l'opera e quindi in 18 mesi otterremo le nostre scuole e contemporaneamente inizierà anche la realizzazione sul residenziale o sul commerciale. Infatti vedete quell'autogenerazione di cassa di 10 milioni di euro sta proprio a indicare che quei beni che si sono iniziati a costruire, a rigenerare, a riqualificare, parlo dei beni non strumentali, verranno messi in vendita e da quella vendita si genererà il rendimento per l'investitore. Allo stesso tempo i comuni per l'utilizzo del bene pagheranno un canone per la disponibilità, per l'utilizzo, un canone però che ovviamente risentirà del fatto di avere a disposizione il bene con le caratteristiche richieste e quindi essere soggetto anche a delle variazioni possibili se qualora il bene non si trovi nelle condizioni richieste oppure vengano meno determinati requisiti. Quindi l'ultima indicazione, quindi slide che vi presento, sono i numeri che abbiamo detto prima, 6 sono i complessi scolastici, ovviamente poliscolastici innovativi. 23.000 metri sono i metri appunto di scuole rigenerate, 40.000 metri le superfici di residenziale, 27 milioni di investimenti sulle scuole, 41 milioni di residenziale con apporti da parte del comune di 11 milioni. E quindi da 11 milioni a 68 milioni l'effetto moltiplicativo che si ha per il territorio. Un rendimento che viene considerato che viene previsto appunto del 3% più inflazione per Invimit e per i comuni invece del circa l'1%. I tempi previsti sono 18 mesi, i ritorni sono sicuramente quelli di, oltre ad avere la realizzazione delle opere pubbliche, di riqualificazione urbana e di ritorni in termini economici e sociali per i propri territori. Le ultime due slide che vi faccio vedere rappresentano questo concetto, cioè partire da quelli che sono i poli scolastici tipici degli anni 60 e 70, quindi le scuole negli stati attuali, quello che penso tutti noi amministratori abbiamo davanti come immagini dei nostri comuni, per arrivare a quelli che sono concetti nuovi. Ho evidenziato, questo caso è un rendering del comune di Castel San Pietro, una delle idee progettuali, della scuola vista come piazza. Ecco, questa è l'immagine che voglio lasciare proprio per intendere che cosa andiamo a fare con questo fondo. Appunto, non solo realizziamo poli scolastici innovativi, questi poli scolastici devono entrare nella valorizzazione del territorio, fanno parte di quella valorizzazione, quindi una visione complessiva del proprio territorio, perché stiamo cambiando anche il volto stesso di molti comuni che sono anche piccoli. Faccio sempre l'esempio di uno dei nostri comuni, quello che è appunto Grumolo della Badessa, è un comune di 4.000 abitanti, realizza un polo scolastico di 6 milioni di euro accanto a un polo sportivo
e riesce quindi poi a valorizzare quell'immobile scolastico che si trova invece nel centro cittadino, in una zona anche di difficile per i parcheggi, che ha sempre creato problemi in questi anni. Lì andrà a realizzare la rivalutazione immediata del residenziale, e quindi per un comune come Grumolo vuol dire realmente cambiare quello che è il volto della propria città. Ecco, queste sono le due immagini che vi lascio, e do quindi la parola, lascio la parola a Tommaso per proseguire. Grazie Annalita, grazie per la precisione e la dovizia di particolari con cui hai fatto questa illustrazione. Adesso un po' per prenderti in giro e un po' per riprendere però come dire, i concetti che ho cercato di esprimere nell'introduzione, voglio dirvi che Annalita non è nata imparata. L'illustrazione così precisa e circostanziata che vi ha fatto è il frutto del percorso progettuale che è nato a seguito del lancio del bando del MIUR di cui vi parlavo prima. I numerosissimi comuni che parteciparono a quel bando, oltre 450, molti di loro non avevano proprio, come ha riconosciuto Annalita all'inizio del suo intervento, non avevano nemmeno l'idea di che cosa potesse significare avviare la costituzione di un fondo immobiliare per realizzare quello che il Ministero dell'Università chiedeva loro. E chi glielo ha spiegato questo, al di là come dire, dei tentativi che facemmo noi insieme al Ministero dell'Università nelle lunghe riunioni con tutti i comuni aggiudicatari che si sono tenute al Ministero dell'Università, appunto. Ma il ruolo, appunto, chiave, un ruolo chiave, ce l'ho avuto invece quello che io, appunto, ho chiamato il proponente. In pratica, venuti a conoscenza, però ce lo faremo dire da loro, da Prelios SGR, come ripeto, una delle società di gestione del risparmio più importanti che operano nel paese. Gian Domenico Lenti e forse anche Alessandro Busci, ma insomma uno dei due. Gian Domenico ha seguito fin dall'inizio questa operazione. Insomma, io credo, adesso ci racconterà lui, ma credo appunto che molte delle cose che vi ha spiegato Annalita siano, come dire, frutto proprio dell'interazione, del rapporto che è nato, con Prelios e soprattutto dal lavoro di preparazione che ha fatto Prelios. Prego Gian Domenico. Microfono. Dovrebbe cliccare sull'iconcina. Sentite? Ok. Adesso Mi sì. sentite? Bene. Perfetto. Grazie Tommaso, grazie Annarita. Vi rubo 2 secondi per presentarvi Prelios SGR, che cosa fa e soprattutto cosa ha fatto nel corso di questi ultimi mesi, perché abbiamo avviato un percorso, io lo chiamo un cammino educativo e di innovazione in un ambito dove la riqualificazione territoriale è indispensabile. Prelios SGR è una delle principali società di gestione del risparmio in Italia e siamo attivi nella promozione e gestione di fondi immobiliari. Gestiamo circa 32 fondi immobiliari per un valore complessivo di circa 4 miliardi di asset under management, di valore immobiliare. Al momento gestiamo 4.000 immobili localizzati su tutto il territorio nazionale e di fatto siamo i gestori dei soldi, degli investimenti dei principali investitori istituzionali nazionali e non, casse di previdenza, istituzioni finanziarie, compagnie assicurative. Non da ultimo abbiamo avviato nel corso degli anni passati anche alcuni progetti con la pubblica amministrazione. Vi racconto brevemente cos'è un fondo immobiliare. Il fondo immobiliare non è altro che un patrimonio autonomo raccolto con una o più emissioni di quote da parte di investitori. Noi, come società SGR, società di gestione del risparmio, di fatto facciamo l'attività di asset management del fondo stesso. Cosa vuol dire asset management? Lo semplicizzo in poche parole: è creiamo valore dal patrimonio immobiliare.
creare valore è il nostro mestiere sugli immobili, quindi non vogliamo fare nient'altro che portare la nostra professionalità, la nostra esperienza al servizio della pubblica amministrazione per cercare, ove possibile, di creare del valore di lungo periodo, non in un'ottica opportunistica, ma in un'ottica che consenta dei ritorni positivi agli investitori. Il progetto, come prima anticipato da Annarita, prevede principalmente due tipologie di investitori: Indimit SGR attraverso il fondo I3 Core, che di fatto richiede un rendimento target pari al 3% più inflazione, e i singoli comuni, che avranno un'altra classe di quote che nella proposta di valorizzazione che abbiamo presentato e consegnato arrivano a una quota di a una performance del 1%. Considerate che il nostro modus operandi molte volte si scontrava con la realtà degli altri operatori seduti al tavolo, in questo caso i comuni, perché per noi il fondo immobiliare è un prodotto finanziario e quindi ragioniamo sempre in termini finanziari. Quindi il prodotto non va visto su un'ottica di breve periodo, ma di lungo periodo. I vantaggi dei fondi immobiliari per la valorizzazione del patrimonio pubblico possono essere dati da: 1. Trasparenza nella gestione attraverso l'utilizzo dell'SGR, che di fatto è un soggetto che viene regolato da Banca d'Italia e Consob. Indipendenza dell'SGR, nel senso che l'SGR impone le proprie strategie, le proprie attività di valorizzazione sugli immobili, a maggior ragione in questo caso dove vi erano una pluralità di investitori, legacy 6 comuni differenti più Indimit, dove noi abbiamo dovuto, preparando la proposta di valorizzazione, mantenere un'omogenizzazione di view. Cosa voglio dire? Voglio dire che se in alcuni comuni abbiamo deciso di applicare delle proposte, delle strategie che prevedevano un tempo di realizzazione delle scuole di 18 mesi, anche per le altre comuni abbiamo cercato di contenere o eventualmente allineare i 18 mesi di costituzione delle scuole al fine di prevedere entro il 30 marzo 2018 l'avvio del fondo e la consegna delle prime scuole entro settembre 2019, che era uno dei desiderata dei comuni partecipanti. L'operazione, come già anche prima anticipato Annarita, è un'operazione che va analizzata a più spettro, cioè un ampio spettro, nel senso che anche per l'indotto del contesto territoriale ha delle ricadute importanti. Quando prima Annarita raccontava e anticipava i numeri dell'operazione, lasciatemi dire, in alcuni casi 60 milioni di capex su dei paesi che possono avere anche una dimensione non rilevante possono portare a un indotto economico non indifferente. È chiaro che oltre all'indotto economico c'è tutto il tema della riqualificazione del tessuto urbano, perché in alcuni contesti, oltre alla creazione dei poli scolastici, vengono di fatto anche riconvertiti gli immobili che sono attualmente in proprietà alla pubblica amministrazione con destinazioni d'uso differenti. Mi viene l'esempio banale: palazzine abbandonate Cenoterra vengono riconvertite grazie ai soldi di Indimit SGR attraverso residenze da dismettere progressivamente in un arco temporale di diversi anni sul mercato. Considerate che l'operazione ha un business plan di una ventina d'anni, anche se poi il patrimonio non strumentale viene alienato nel corso dei primi 10 anni. Viene alienato nel corso dei primi 10 anni perché? Perché la marginalità che consentono le valorizzazioni dei singoli immobili consentono di arrivare a quella performance del 3 più l'inflazione richiesta da Indimit SGR. Come vi anticipavo prima, guardando le slide, noi abbiamo già 3 esperienze di gestione di fondi
con patrimonio pubblico. Questa operazione è un'operazione che di fatto è un unicum, nel senso che prevede il coinvolgimento di Indymit e diversi attori al tavolo. Non vi nego che, e qui voglio dire grazie a tutti i relatori e a tutti gli attori che sono stati seduti al tavolo, è stata un'operazione molto bella dal punto di vista formativo e quant'altro. In alcuni casi i differenti punti di vista nostri rispetto ai comuni, rispetto al demanio, hanno fatto sì che ci sia stato un learning by doing da parte di tutti gli attori al tavolo. Certamente quello che è la nostra view è quella di portare la nostra capacità, il nostro know-how e la nostra voglia di creare valore sugli immobili che fino ad oggi probabilmente, vuol per un motivo, vuol per un altro, non hanno ricevuto la migliore valorizzazione, facendolo tutto questo attraverso utilizzando i soldi forniti da Indymit. Di fatto Prelio SSGR non vuole essere altro che il partner delle pubbliche amministrazioni e crede fortemente in questo progetto, tanto è vero che ha presentato in qualità di promotore dell'iniziativa la proposta di valorizzazione. La proposta di valorizzazione, chiamiamola, può essere sintetizzata come qua ricapitolato a pagina 17, ossia sono stati analizzati attraverso specifici sopralluoghi tutti gli asset dei vari comuni interessati al progetto. Inizialmente, come diceva Narita, erano interessati al progetto più comuni e solo 6 sono risultati poi quelli che effettivamente hanno deciso di partecipare in questa prima parte. Abbiamo fatto delle analisi che hanno toccato tematiche tecniche, cosa si può fare su quell'area, qual è la migliore destinazione d'uso, quanti costi possono servire a riconvertire quell'immobile, quant'è il canone congruo da far pagare al singolo comune. Ricordo anche qua che nessun comune deve finanziare per qualsiasi motivo un altro comune, quindi di fatto ci siamo dati delle regole di inchiaggio chiare, cristalline, per l'analisi dei singoli portafogli in capo a ogni singolo comune, tanto è vero che poi le singole analisi sono state inserite in un contesto generale di business plan che poi ha generato la performance che dicevamo prima, quindi il 3% più inflazione per Indymit e circa l'1% per i comuni. Quindi per ogni comune abbiamo avviato un'attività molto intensa, anche di dialogo con la pubblica amministrazione, che di fatto ci ha fornito la documentazione preliminare per la nostra analisi. Abbiamo condotto degli studi di mercato specifici per ogni destinazione d'uso, perché su un compendio abbiamo deciso di fare residenziale invece che commerciale e quant'altro, e abbiamo prodotto un'analisi economica finanziaria della proposta di valorizzazione, che poi è stata successivamente attestata da una società di revisione ai fini della normativa. Certamente, cerco ancora di sintetizzare e spiegare perché Prelios è parte fondamentale del progetto, perché se non fosse stato chiaro portiamo il nostro know-how immobiliare. È chiaro che il nostro know-how è quello che poi verrà presentato e messo a gara nella proposta che i singoli comuni, nel bando di gara che il comune capofila andrà a presentare. Sintetizzando ancora, i prossimi passi a livello generale sono quelli quindi di sfruttare quanto previsto dall'articolo prima menzionato da Narita, dell'articolo 33 dal DL98/2011, che di fatto consentiva l'investimento di Indymit attraverso il fondo immobiliare. Quindi il fondo immobiliare è uno strumento necessario per questa tipologia di investimento. Noi crediamo fortemente nel progetto, tanto è vero che siamo tuttora disponibili anche, e poi anche nei prossimi giorni, a spiegare anche one to one qualora ci fosse interesse da parte dei singoli comuni.
lo riteniamo un progetto unico e che consenta alle pubbliche amministrazioni di razionalizzare il proprio patrimonio immobiliare. Vi ricordo che il trasferimento, quindi l'apporto degli immobili al fondo immobiliare, rappresenta un trasferimento al 100%. Cosa voglio dire? Che tutti gli oneri e i diritti su quell'immobile vengono di fatto trasferiti al fondo. Quindi anche a livello di bilancio, banalmente IMU, assicurazione, manutenzione, eventuali spese, se ne farà capo direttamente il fondo partecipante, così come i rischi a livello di rischi assicurativi e quant'altro, il fondo diventa il soggetto proprietario del compagno immobiliare. A livello di gestione, vi ho già anticipato prima che facciamo questo e siamo vigilati da Banca d'Italia e Consob. E cerchiamo di farlo al meglio e cerchiamo di sempre lavorare utilizzando dei provider specializzati che, oltre al nostro avvio strategica, hanno un'affidabilità in termini di track record e fatturato. Cosa voglio dire? Voglio dire che laddove bisognasse selezionare le imprese di costruzione, il nostro iter procedurale impone delle procedure molto serie e che di fatto andrebbero a limitare eventuali rischi nascenti. Direi che in poche parole, in poche slide, ho sintetizzato un po' il ruolo di Prelios come società promotore. Sono a disposizione se avete qualche domanda. Grazie mille anche a te per la sintesi e per la chiarezza. Io spero che naturalmente questa chiarezza sia arrivata anche alle persone che ci seguono. Noi ormai siamo abituati, dopo tanto tempo in cui affrontiamo appunto che conosciamo questa operazione, la affrontiamo e ne affrontiamo anche perché poi il diavolo è sempre nei dettagli che si nasconde. Allora, in sostanza, il ruolo del proponente, come avete capito, è stato quello e potrà essere quello di sviluppare quella analisi di fattibilità e la strutturazione del progetto che, in capo a un singolo comune, a maggior ragione in questo caso che i comuni sono più di uno e all'inizio appunto più di 20, non sarebbero probabilmente in grado di fare, e ovviamente, che non guasta, anche senza costi. Questo è, come molti di voi certamente sanno, il portato delle norme sulla finanza di progetto, che prevedono appunto che un soggetto privato possa proporre la propria soluzione, che dopo viene utilizzata come base per un bando di gara, e la remunerazione di questo investimento per realizzare lo studio di fattibilità è assicurata dal fatto che chi la sviluppa ha diritto o ad allinearsi alla migliore offerta che dovesse essere poi fatta da qualche altro gestore, oppure al rimborso delle spese effettuate per la progettazione. Lo ripeto, una cosa assolutamente complessa e molto difficilmente affrontabile da un singolo comune, ancora peggio se un comune piccolo e quindi con strutture molto 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 ridotte e non formate a questo genere di investimento. Ma non pretendo che di esaurire l'argomento, invece, proprio per i motivi che stavo ricordando adesso, introduco con queste poche parole l'intervento di Michele Lorusso, che appunto ha svolto il ruolo di advisor per conto dei comuni, assicurando essenzialmente la distribuzione dei rischi nell'operazione, che è un punto assolutamente fondamentale, ma anche, e qui spero che Michele spenda qualche parola, anche la verifica
della convenienza, quella che ha chiamato Annarita molto propriamente la convenienza dell'operazione, e cioè un progetto così complesso, la sostenibilità di un progetto così complesso, come la si misura all'interno quindi dello sviluppo di questa iniziativa, si è strutturato un po' in embrione, poi Michele ci dirà, questo strumento che si chiama PSC, e cioè Public Sector Comparator, la cui applicazione è assolutamente da caldeggiare e direi anzi richiesta dal nuovo codice degli appalti, in realtà anche dal vecchio, ma da quello nuovo in maniera ancora più cogente e stringente. Ecco, prego Michele, eventualmente in chiusura faremo delle considerazioni di sintesi. Sì, grazie Tommaso e grazie per gli amici che mi hanno preceduto. Faccio un saluto anche al collega Pasquale La Bianca di Invimit, che non c'è, che in queste ore sta diventando papà e quindi è giustificato. Ogni tanto dirò anche qualche pensiero che in questo tempo, in questi due anni, un po' ci accomuna. Dico, parlo del ruolo tra Fondazione e Invimit, quindi parlerò anche a nome di Pasquale e di La Bianca su alcune tematiche che possono interessare i comuni. Detto ciò, avvierei subito la mia presentazione con l'indice, ho qui messo da parte 5 macro tematiche che andremo a sviluppare nei prossimi minuti. Cercherò di essere il più breve possibile, dandovi comunque qualche spunto, anche perché, come diceva Annarita e come diceva lo stesso Tommaso, una volta oggi che abbiamo definito tutto il percorso, oggi che abbiamo instradato tutte le attività, ci aspettiamo che i comuni partecipino ai successivi fondi o addirittura, così come stiamo ipotizzando in questi giorni, possano aderire al fondo esistente. Quindi è un'iniziativa che ha delle forti ripercussioni per il futuro, cioè non stiamo parlando solo di un percorso chiuso che si sta chiudendo, ma a noi come strutture associative dell'ANCI, come strutture tecniche dell'ANCI, interessa svilupparlo ulteriormente. Oggi che cosa succede? Oggi succede che per realizzare investimenti urbani, i comuni hanno un po' di alternative. Ovviamente le prime due che trovate nella slide, qui al centro della slide, cioè l'utilizzo di contributi in conto capitale e le entrate straordinarie, sono quelle più usuali. Ovviamente bisognerebbe partecipare a bandi, ricordiamo ad esempio il bando del piano città, bando periferie o comunque iniziative di livello comunitario che erogano contributi a fondo perduto. Bene, se i comuni hanno la possibilità o risultano vincitori di queste proposte, di questi bandi, è inutile avviare iniziative con fondi immobiliari perché sono contributi a fondo perduto, hanno un impatto pressoché passante sul bilancio degli enti locali. Però vedremo che il contributo a fondo perduto ha un limite, tutti i rischi rimangono in capo al comune, sia i rischi di costruzione, sia i rischi di gestione, ma soprattutto è un intervento puntuale su un bene, su un immobile. Quello che noi invece vogliamo realizzare, stiamo realizzando con fondi immobiliari, è una riqualificazione più ampia. Nel suo intervento Annarita più di una volta ha esplicitato il concetto di effetto moltiplicatore, dai 10 milioni immessi nell'operazione da parte dei comuni si arriva a sviluppare investimenti complessivi per 60-70 milioni. Capite bene che con un contributo a fondo perduto non si riescono a sviluppare effetti moltiplicatori di questo genere. Che cosa ci permette di fare il fondo immobiliare in breve? Ci permette di realizzare investimenti senza incidere sull'indebitamento. Ci permette di accelerare il processo di valorizzazione, perché tutto quello che può essere valorizzato con l'articolo 33 del DL 98 del 2011, un attimo solo che sistemo le slide, ecco qui, ci permette di disporre di risorse finanziarie superiori, grazie appunto all'effetto leva che dicevo prima, ci permette di utilizzare una struttura ad hoc specifica, che è la società di gestione del risparmio, che è l'unica società, è l'unica struttura che ad oggi può istituire e gestire un fondo immobiliare. Quindi se vogliamo approcciare il tema dei fondi immobiliari, il gestore, la società di gestione del risparmio è l'unico soggetto in grado di poter istituire e gestire un fondo immobiliare. In altri termini, non si può fare un fondo immobiliare senza selezionare un SGR.
In questa slide ho un po' racchiuso qual è l'idea che ci siamo fatti in questi anni. Cioè, il fondo immobiliare è uno strumento alternativo per realizzare investimenti sul territorio e in realtà con il fondo immobiliare si possono approcciare, si può intervenire su diversi settori. Oggi noi stiamo parlando di scuole, ma in realtà ci sono allo studio progetti sull'efficienza energetica. Uno lo stavamo curando noi in provincia di Chieti, poi l'ente locale ha deciso di cambiare strategia, passare dall'efficienza energetica al rischio sismico, quindi il fondo immobiliare non era più lo strumento ad hoc. Tra l'altro c'era anche Prelios come proponente in quel caso. Si possono realizzare ospedali, si possono realizzare impianti sportivi. C'è un comune nell'Emilia Romagna che sta strutturando l'ipotesi per ristrutturare impianti sportivi. Si possono realizzare in generale nuove sedi istituzionali con territori pubblici. C'è il caso di Lecce, che 2 anni fa è stato il primo comune a aderire a un processo di promozione di un fondo immobiliare e aveva in mente di realizzare un nuovo contenitore pubblico e una scuola, mettendo in gioco circa 18 immobili non strumentali. Poi anche lì è cambiata la giunta e siamo in attesa di definire con loro gli step successivi. Ma c'è per esempio il comune di Vicenza che in questi giorni sta studiando un progetto anche lì con un promotore, con un altro SGR, si chiama Investire SGR, anche questa una SGR importante, quindi sta pensando di strutturare un progetto sulla realizzazione di un nuovo centro civico dismettendo le sedi secondarie. Che cosa dall'altra parte dovrebbe mettere in gioco l'ente locale? Quindi se fino ad ora abbiamo parlato di immobili che comunque interessano la pubblica amministrazione in quanto potranno utilizzarlo, dall'altra parte può mettere in gioco immobili non più strumentali, per esempio l'housing sociale o per esempio immobili dismessi. Pensiamo alle ex scuole, di solito posizionate nel centro città, ex ospedali, ex caserme. Quindi tutta una serie di immobili che non raggiungono più, non sono più idonee per raggiungere i fini istituzionali. Ovviamente le iniziative, il plusvalore, come diceva il collega Lenti di Prelios, il plusvalore creato dall'SGR su questi immobili deve essere catapultato, deve essere utilizzato per finanziare le attività meno redditizie posizionate nella parte sinistra delle slide. Per chiarire un po' ancora di più il meccanismo del fondo immobiliare, lo strumento del fondo immobiliare, in questa slide vi ho riassunto qual è il ruolo dei soggetti coinvolti nel fondo. Quindi abbiamo l'ente locale, che comunque mantiene la regia dell'operazione, approva la proposta di valorizzazione, sia essa realizzata da un soggetto privato che dallo stesso ente locale, effettua le varianti urbanistiche, quindi né più né meno quello che fa oggi, e seleziona l'SGR. Il comune, una volta istituito il fondo, partecipa in maniera attiva alla vita del fondo, quindi è vero che l'SGR è autonoma e fa delle scelte finalizzate ad incrementare il valore, ma l'ente locale, così come gli altri investitori, possono partecipare alla vita del fondo con determinati organismi ad hoc chiamati comitati di investimento con i quali si possono dare pareri vincolanti o meno. Questo dipende un po' dagli accordi del regolamento. Corrisponde un canone eventuale sull'utilizzo dei beni pubblici, su quelli che abbiamo definito prima beni strumentali per la pubblica amministrazione. L'etichetta del canone, questo è un passaggio fondamentale, l'abbiamo ripetuto più volte oggi, è legato alla plusvalenza generata dai beni non strumentali, parte destra della slide precedente, ed è legata al servizio reso. Qui c'è già un primo passaggio, quindi il canone che la pubblica amministrazione paga è legato al plusvalore di quello degli immobili non più strumentali, quindi a quello che si crea dalla parte non più strumentale del proprio patrimonio, sul quale ovviamente investitori istituzionali come Infinit inseriscono liquidità per effettuare investimenti fisici, ed è legato al servizio reso dal fondo per il tramite dell'SGR. Ricordiamoci che la controparte del comune del comune, esatto, dell'ente locale, è il fondo gestito dalla SGR. A fine fondo ha un'eventuale opzione per l'assegnazione in piena proprietà del bene utilizzato per fini istituzionali. Quindi la scuola, se il fabbisogno di spazi è ancora
se c'è ancora fabbisogno di spazi al 20° anno, al 30° anno, al 15° anno, diciamo alla fine del fondo, la pubblica amministrazione può esercitare un'opzione, vedremo dopo che più nel dettaglio come viene esercitata questa opzione e quali sono le condizioni per esercitare questa opzione. Giustamente diceva l'assessore Annarita Mozzarelli, non deve esserci un'assegnazione automatica in piena proprietà, ma deve essere un'opzione. E qui è il primo passaggio importante che viene sottolineare. Il comune deve approcciare questo strumento in una nuova logica, in una logica di strategia di medio-lungo periodo, all'interno della quale però può decidere in determinate occasioni che cosa farne di quel bene, se ovviamente persiste il fabbisogno di spazi per scuola o se trasformare quel bene in un'altra attività. Quindi la scuola non è per sempre una scuola, la scuola è un immobile che ora serve alla pubblica amministrazione, alla cittadinanza, ma fra 15 anni, fra 20 anni, perché cambia la struttura demografica della società, può servire ad altro. E questo è fondamentale, è un passaggio fondamentale. Che cosa fa l'SGR? Che cosa faranno i gestori del fondo? Faranno progettazione, costruzione, ristrutturazione, messa in operatività e manutenzione, procederanno alla dismissione dei beni non strumentali e percepiranno una commissione di gestione. Gli investitori, quindi chi mette liquidità nel fondo, richiede di solito un'integrazione sulla distribuzione dei proventi, quindi chiede di essere pagata per prima, perché ovviamente ha un rischio maggiore quando immette liquidità nel fondo, e partecipa al comitato di investimenti con poteri, come abbiamo detto prima, di veto su specifici temi. Questa slide trovate che cosa succede nella fase regime, come viene utilizzata la liquidità del fondo, quindi viene utilizzata per valorizzare i beni non strumentali, per eseguire eventuali manutenzioni straordinarie, per rigenerare le costruzioni o per costruire ex novo. Tutte le attività, come abbiamo detto, sono a cura e a spese del fondo e la SGR si occuperà sulla base dei principi noti, dei principi del codice dei contratti, quindi i principi ispiratori della normativa comunitaria, di selezionare i progettisti. Anche in questo caso ovviamente il tema è selezionare in maniera adeguata il progettisti ed esecutori sulla base del progetto e del business plan che si intende realizzare. Sulla fase della liquidazione, come dicevamo prima, a fronte dell'integrazione richiesta da Infinite, quindi a fronte dell'integrazione richiesta dai quotisti, dai soggetti che inseriscono nel progetto liquidità, i comuni possono avere speciali opzioni sui fabbricati utilizzati. Il comune, infatti, secondo le proprie necessità e i fabbisogni di spazio, potrà alternativamente esercitare l'opzione tra scambio di quote col fabbricato valutato a valore di mercato, dare indicazione all'SGR di effettuare la vendita del diritto di superficie per il tempo residuo, modificando eventualmente la destinazione urbanistica, continuare la locazione verso un altro proprietario del bene. Quindi a fine fondo il comune potrà effettuare una scelta sulla base di quegli specifici fabbisogni. Se sono chiari questi passaggi, possiamo analizzare velocemente i principali vantaggi dell'operazione. Ormai è chiaro, il fondo immobiliare garantisce un incremento di risorse a disposizione per effettuare investimenti urbani, per effettuare investimenti sulle città. Gli enti locali in questa operazione inseriscono esclusivamente immobili, di solito non strumentali, non inseriscono liquidità per fare investimenti. Capite bene l'impatto che ha questo aspetto sulle politiche e sulle azioni di un ente locale. Lo strumento del fondo, e solo questo strumento, è in grado di attrarre risorse da investitori pazienti. In altri termini, INPI, CDP, fondi pensione non potranno investire direttamente in operazioni avviate dal comune, per esempio in studi, in società specifiche, perché questi investitori hanno regole ferree e hanno bisogno di strumenti vigilati e controllati da Consob, Banca d'Italia e da soggetti quali l'SGR specializzate nella valutazione degli investimenti, quello che diceva prima il collega Lenti nell'asset management. Quindi se vogliamo, se un comune, se un territorio ha intenzione di attrarre investitori pazienti scritto fra virgolette vuol dire con attese di rendimento contenute, stiamo parlando dell'ordine del 3% di inflazione, di un PPP
normale su questi temi può arrivare anche al 12-15%, che si scarica sull'incremento del canone ovviamente. Quindi dicevamo, se un comune, un territorio ha intenzione di attrarre risorse da investitori privati, il paziente deve rivolgersi a strutture quali l'SGR, che dall'altra parte però garantiscono competenze altamente specializzate su questi temi. Ulteriori vantaggi possono essere ricondotti al mantenimento comunque della leadership dell'operazione da parte dell'ente locale. Ricordiamo che il comune approva la proposta, quindi fino a quando non è ritenuta di pubblico interesse, il comune può chiedere modifiche alla proposta presentata dall'SGR proponente, o comunque può inserire indicazioni specifiche in sede di gara. È comunque uno strumento flessibile, perché si possono concordare con ulteriori quotiste, con SGR, dei limiti in alcuni, diciamo, si possono concordare alcune clausole che possono dare particolari diritti all'ente locale. Le quote del fondo, come dicevamo, non incidono sul patto di stabilità, ovviamente il pagamento del canone incide sull'equilibrio di bilancio, perché così come è strutturato è una spesa corrente. Scusate un attimo. Garantisce trasparenza e correttezza delle procedure. In questo slide ho riassunto un po' quali sono i temi centrali che fanno funzionare tutto questo meccanismo, con tutto l'ingranaggio della sostenibilità. Sicuramente i tempi e i rischi sono fondamentali e sono strettamente connessi fra di loro. Sicuramente avere obiettivi chiari, una procedura lineare e diciamo garantire credibilità in tutto il meccanismo è fondamentale per la sostenibilità, quindi credibilità sia nella procedura sia nei soggetti che la pongono in essere. Sicuramente centrali dal punto di vista operativo sono le modalità con cui verranno gestiti gli immobili, quindi le idee alla base della proposta dell'SGR, i dati oggettivi di partenza sugli immobili, i ritorni pubblici e privati che ovviamente diciamo, portano a definire sostenibile un progetto oppure no. Lo abbiamo detto più volte nella mattinata odierna, però a questo punto credo fondamentale almeno lasciarvi su queste slide, diciamo, lasciare nelle slide una traccia del percorso. Tommaso all'inizio diceva non è stato un percorso proprio lineare. Beh, in realtà ho cercato di riacchiudere in queste slide successive quali sono state le tappe fondamentali, da dove siamo partiti, cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo raggiunto. Ricordiamoci che all'inizio, parlo di 2 anni fa, gli interessi non erano convergenti, c'erano i comuni che erano focalizzati sui valori di apporto, c'era l'idea iniziale che i valori di apporto potessero condizionare tutta l'operazione, o che comunque i valori di apporto dovevano seguire le indicazioni iniziali sull'articolo 58, sui beni alienabili e valorizzati, con tutto quello che ne deriva. Volevano garanzie quasi, anzi, pari a quelle del codice dei contratti sugli appalti, volevano una procedura chiara e volevano indicazione dagli altri soggetti che partecipavano al progetto sulle procedure. Gli investitori avevano solo obiettivi di integrazione e solo interessi finanziari, la SGR ovviamente sviluppava un'operazione sulla base di una proposta iniziale, di un business plan e di un regolamento standard. Quindi diciamo c'erano tutti una serie di aspetti che però fra di loro non dialogavano. Il problema del linguaggio e delle logiche differenti, il classico esempio del TIR, del tasso interno di rendimento, che per un ente locale è una misura diciamo non così semplice da digerire, e invece dall'altra parte tutti gli step, studio di fattibilità tecnico-economico, definitivo, esecutivo, varianti, sono aspetti più delicati e più su cui ci mette più la testa il comune. I valori delle CAPEX non erano allineati, quindi c'era divergenza tra quello che proponeva l'SGR e quello che i comuni avevano in testa per la realizzazione del progetto, e l'attenzione sul singolo numero e non sull'intera procedura. Risultato intermedio qual è stato? Beh, eravamo circa 20 comuni
18 comuni che potevano beneficiare delle fonti di finanziamento del MIUR, che erano all'inizio circa 22-23 milioni, oggi sono 6 comuni e le fonti messe a disposizione, o meglio, le fonti diciamo, tirate, attratte dai comuni, sono 10 milioni, quindi in realtà abbiamo perso alcuni comuni per strada, che molto probabilmente, anzi sicuramente hanno ottenuto finanziamenti differenti, quindi hanno avviato iniziative differenti, per esempio quelle dell'INAIL, per esempio quella della Banca Europea degli Investimenti o altre iniziative a fondo perduto, abbiamo perso anche 10 milioni di risorse MIUR che sono state dirottate per altre iniziative. I tempi si sono allungati, la struttura dell'operazione non soddisfava nessuno. Qui eravamo più o meno nel 2015-2016. Però per fortuna c'era un forte commitment politico, Tommaso ricordava all'inizio i vari soggetti, tutti impegnati per la realizzazione di questo progetto, quindi qualcosa si è cambiato, diciamo, anche il nostro ruolo, il ruolo dell'advisor da semplice sindacalista degli enti locali è passato a un ruolo attivo sulla realizzazione e sulla proposta di strutture diverse dell'operazione, quindi prima si pensava a un apporto a fondo o un apporto in piena proprietà, poi si è immaginato una struttura differente con delle opzioni, prima c'era un passaggio automatico dei beni non coerente con le indicazioni della Corte dei Conti, quindi ci sono state tutta una serie di step che ci hanno portato ad evolvere e a cambiare il nostro progetto. E quindi arriviamo ai giorni nostri, ricordiamoci che a breve verrà pubblicato il bando di selezione dell'SGR definitivo, al quale molto probabilmente Prelios parteciperà. Questa ovviamente è una scelta propria, credo però che sia una scelta quasi obbligata, quindi parteciperà almeno un proponente, almeno il promotore parteciperà e quindi vedremo poi la risposta delle altre SGR sul mercato. In ogni caso il risultato ad oggi ottenuto è che Invimit ha deliberato investimenti per 50 milioni, quindi stiamo parlando di una delibera nella quale ci sono condizioni e prescrizioni per ottenere i 50 milioni di finanziamento, anzi di investimento. Il MEF ha dichiarato che questa operazione non ha impatti sui saldi di finanza pubblica. Siamo riusciti a fare un passaggio culturale molto ma molto rilevante, ne è la riprova l'assessore Annarita Muzzarelli, che 3 anni fa non avrebbe mai parlato di investimenti produttivi, avrebbe sicuramente chiesto contributi a fondo perduto, ma oggi invece parla in maniera molto costruttiva di investimenti produttivi. 6 comuni hanno approvato in consiglio comunale, anche con il voto delle minoranze, questa proposta, una proposta presentata da Prelios così come strutturata e modificata successivamente. L'effetto moltiplicatore l'abbiamo analizzato più volte, il contratto per l'uso degli immobili dovrà avere gli elementi legati alla disponibilità e alla performance di quella struttura, il bando è pronto e qui un supporto fondamentale è stato realizzato dall'Agenzia del Demanio che ha inserito nel percorso competenze specialistiche dal punto di vista legale, attingendo anche sul mercato degli studi di consulenza delle società internazionali. I criteri di selezione sui quali abbiamo lavorato in stretto accordo con Invimit, in particolare con il dottor Labianca, sono criteri secondo noi innovativi e fortemente incentrati alla qualità e alla sostenibilità della proposta nel tempo. La SGR promotrice, questo è un altro aspetto importante, ha diritti certi, quindi il soggetto che promuove l'iniziativa, che ci ha messo la testa per 2 anni, ha un diritto certo in gara, cioè quello di allinearsi alla miglior proposta, e rilascia garanzie proporzionali a quello che garantisce. C'è un equilibrio nei numeri e nei metodi, anche il dottor Lenti prima accennava al tema dell'equilibrio fra comuni, l'equilibrio tra quotisti di classe B, tra di loro propongono operazioni che devono garantire tutti un certo rendimento, garantire nel senso garantire ex ante, garantire nei numeri. Il regolamento è un giusto mix tra diritti di governance e rendimenti attesi, quindi i quotisti che sono interessati allo sviluppo finanziario del progetto hanno un'aggregazione sui rendimenti e sui rimborsi, i quotisti che sono interessati allo sviluppo immobiliare hanno altri diritti e hanno altre opzioni. Non lo so Tommaso se abbiamo ancora 5 minuti per un focus sul PSC.
ce li abbiamo, te l'avevo chiesto specificamente, per cui anzi ti ringrazio se prosegui. Ok, grazie a te. Allora, che cos'è il PSC? Il PSC in realtà lo trovavamo già nel codice degli appalti precedenti, ma lo troviamo con maggior forza nel codice dei contratti attuali, all'articolo 181. Ci dice l'articolo 181 al comma 3 che la scelta fra un'iniziativa in PPP o un appalto classico deve essere preceduta da un'istruttoria sull'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione in relazione ai diversi rischi presenti, utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza, appunto, di una gestione diretta rispetto a un PPP. L'articolo 181, secondo il sottoscritto, è una innovazione vera nelle operazioni quotidiane di investimento. Quotidiane le operazioni di investimento dei comuni, perché se ben strutturato guida in maniera chiara e oggettiva alla selezione degli investimenti, all'approvazione degli stessi da parte degli organi preposti e guida tutto il percorso, sia ex ante, sia in itinere, sia ex post. Con il comune di Castel San Pietro e con gli altri comuni che hanno partecipato all'operazione, abbiamo strutturato un PSC che sostanzialmente si basa su un'analisi oggettiva e per certi aspetti anche soggettiva, quindi guardando alla capacità di ogni singolo comune, di ogni singola struttura organizzativa, di far fronte ai rischi che normalmente ci sono in un'operazione di realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e nella dismissione classica di immobili. Quali sono questi rischi? Beh, sono i rischi di costruzione legati all'incremento dei costi, quindi a un non ottimale controllo dei prezzi, a progettazione più onerose, a tempi più lunghi, all'incremento dei costi di manutenzione o al cosiddetto rischio di performance, cioè alla capacità effettiva di un ente locale, del mercato locale, di assorbire quelle superfici che dovranno essere vendute. Quindi tutti questi rischi, tutte queste attività sono state analizzate in maniera oggettiva da parte dei comuni. Una volta realizzate e una volta analizzati i rischi e le relative probabilità, c'è solo da fare un'operazione matematica che è uno sconto a oggi, un'attualizzazione, un valore attuale netto, utilizzando tassi compresi fra il 3 e il 5,5%, così come ormai prassi consolidata suggerisce. Nel processo abbiamo utilizzato, oltre a analisi interne agli enti locali, anche analisi statistiche di ANAC e dell'unità tecnica di finanza di progetto, appunto per rendere più oggettivo possibile il lavoro svolto. Ora, questa slide sembra un po' contorta, però è più semplice di quello che sembra, è facile da spiegare, nel senso che nella tabella superiore trovate sulla parte sinistra i rischi analizzati, e nelle due colonne cosa succede con l'ipotesi del fondo immobiliare e cosa succede nell'ipotesi di gestione diretta da parte del comune. Quindi il PSC base, che cos'è? Il PSC base non è altro che il conteggio, la sommatoria attualizzata ad oggi dei canoni e degli immobili immessi nell'operazione. Quindi l'analisi va fatta ovviamente tramite l'ottica dell'ente locale. L'ente locale che cosa ha come uscita? Beh, ha i canoni, immaginando che tutti i servizi siano erogati in maniera ottimale e performante da parte della SGR, e poi perde la proprietà degli immobili in quanto vengono apportati nel fondo immobiliare e riceve in cambio quote. Okay? Dall'altra parte però che cosa riceve? Riceve gli oneri di urbanizzazione, perché, come diceva Lenti prima, tutti i costi legati allo sviluppo immobiliare sono a carico del fondo, quindi anche gli oneri di urbanizzazione per gli immobili non strumentali, stiamo parlando di residenze commerciali, direzionali, vengono pagati dal fondo al comune. L'IMU, anche quella viene pagata dal fondo al comune. E in più, nel business plan proposto da Previus, al circa undicesimo anno, gli enti locali iniziano anche ad incassare proventi dalla dismissione del fondo. Perché? Perché Invimit in realtà, chiedendo un'altercazione dei proventi dei rimborsi, in realtà si accontenta del rendimento atteso. Quindi tutto quello che cede il 3%
può essere distribuito tranquillamente agli enti locali. Quindi se c'è una performance superiore al 3%, tutto quello che c'è del 3% va ai comuni. Sommando l'esborso dei 14 milioni e con gli introiti di 7 milioni abbiamo un costo a oggi effettivo di 7,086 milioni di euro. Nell'ipotesi invece di gestione diretta, che cosa abbiamo calcolato? Abbiamo calcolato la rata che il comune andrà a pagare, o meglio la quota capitale della rata che il comune andrà a pagare per realizzare la scuola. Abbiamo considerato come introiti la dismissione dei beni non strumentali nello status quo, quindi attualmente per esempio il comune di Castel San Pietro non può vendere residenze, ma vende, non può vendere fabbricati residenziali perché non ci sono, vende un terreno edificabile con tutto quello che ne consegue, vende immobili dismessi, vende immobili non ristrutturati, quindi ha sicuramente un introito più basso. Poi si fa carico del rischio di costruzione, abbiamo quantificato quanto è il rischio di costruzione, incide per circa il 15%, il 20% sul valore successivo, sul valore complessivo. Abbiamo quantificato i rischi del ritardo dell'effettuazione del cantiere per circa 3 milioni e abbiamo anche calcolato il rischio di performance, quindi un ulteriore aggravio rispetto alle previsioni effettuate inizialmente. Cosa aggravio, nel senso minori introiti dalla vendita degli immobili strumentali. Sommando le varie voci otteniamo un costo di 9,4 milioni. Quindi appare evidente che c'è una differenza positiva e a favore del fondo immobiliare per 2,4 milioni. Poi ci siamo fatti uno scrupolo successivo, abbiamo detto sì, però questa è l'ipotesi in cui il fondo immobiliare, quindi la SGR, è in grado di vendere tutto il patrimonio. In realtà dovremmo calcolare anche un rischio di performance sul fondo, cioè se il fondo non vende ai prezzi indicati o non affitta i prezzi indicati, che ricordiamo sono stati non solo approvati dall'SGR ma sono stati approvati anche da Infinit, quindi hanno superato due controlli, quindi abbiamo immaginato un ulteriore rischio di performance sul fondo immobiliare con una riduzione degli introiti a carico a favore dei comuni per circa la metà, quindi rispetto ai circa 5 milioni di introiti nel tempo a favore dei comuni, abbiamo immaginato minori introiti per 2,3. Anche in questo caso il fondo immobiliare risulta essere la situazione più performante rispetto all'ipotesi di gestione diretta. Le competenze necessarie per sviluppare in maniera adeguata un PSC sono sia strategiche che economiche, sia legali che tecniche. È ovviamente uno strumento molto ma molto delicato, però se ben utilizzato può essere veramente una chiave di lettura nuova per gli investimenti e per la realizzazione delle opere pubbliche. Vado a chiudere e diciamo, fino ad ora vi ho raccontato quello che è successo fino ad oggi, però come dice giustamente il caro e vecchio Einstein, senza sfide la vita è una routine, quindi abbiamo delle prossime sfide e siamo coinvolti un po' tutti, anche SGR, comuni e strutture associative dei comuni e Invimit. La prima sfida, ce l'avremo subito sul bando, vedremo se ci sono altre SGR che si affacciano sul mercato e quali sono le proposte che faranno in sede di gara. Il punto 2 è rivolto un po' a tutti i comuni e a chi ci sta seguendo in questo webinar, cioè se i comuni, se noi siamo stati bravi soprattutto a spiegarlo, se i comuni, se altri soggetti pubblici, se altri comuni sfrutteranno le potenzialità di questo strumento. Un altro tema interessante da verificare nel tempo è come si monitora il servizio dell'SGR, quali sono gli indicatori che verranno individuati e che verranno scelti per monitorare l'attività dell'SGR, che non possono essere solo indicatori finanziari, quindi il rendimento specifico di un fondo, dovranno essere anche qualitativi e quantitativi. L'altro punto è tutto appannaggio, diciamo, è tutta una verifica da fare sull'SGR, perché fino ad oggi noi abbiamo calcolato rischi e tempi dell'azione amministrativa, ma i costi e i tempi di realizzazione del progetto verranno sviluppati, verranno rispettati da parte dell'SGR.
Quindi questo è un aspetto molto interessante. Noi l'idea è di costruirci negli anni un database su come riusciranno le SGR ad attivare in maniera intelligente e costruttiva investimenti senza ritardi e senza incremento dei costi. Una sfida molto molto interessante è come coinvolgere altri investitori pazienti. Per esempio in questi giorni si parla spesso dei PIR, dei piani individuali di risparmio, che possono essere uno strumento anche sul real estate. Chissà se possono essere utilizzati per incrementare la dotazione di Infinit complessiva, che ricordiamo è di 1,5 miliardi di euro, prima o poi finiranno questi soldi. Interessante capire un po' se nel tempo e se le SGR, ma anche gli operatori, proporranno dei meccanismi per incrementare ancora meglio, per migliorare ancora meglio l'allocazione dei rischi, già oggi sufficiente per il MEF a dichiarare questo strumento che non ha impatti sui saldi di finanza pubblica. E soprattutto vediamo la scommessa finale è capire se il PSC ci ha azzeccato sul serio e se potrà essere ulteriormente migliorato e utilizzato per verificare percorsi alternativi, quindi se nel tempo verranno fuori strumenti ancora più interessanti per verificare come e in quale modo realizzare investimenti urbani. Io ho finito, rimango a disposizione per le domande e vi ringrazio. Grazie Michele, in tempo perfetto. Io dico solamente ancora questo, avete sentito più volte evocare Invimit SGR, io stesso l'ho fatto anche nell'introduzione, poi ciascuno l'ha detto. Purtroppo il dottor Labianca, come ha ricordato anche Michele Lorusso, all'ultimo minuto ha avuto un piccolo problema personale, non ha potuto partecipare. Ci avrebbe spiegato bene che cos'è Invimit e noi vi promettiamo che sull'argomento torneremo senz'altro. Comunque, insomma, Invimit è lo strumento inventato dal governo, dallo Stato, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprio per supportare con apporto di capitale di rischio questo genere di operazioni. Quindi per diffondere una cultura dell'investimento produttivo all'interno degli enti locali, che come abbiamo visto ha la funzione prioritaria di assicurare la possibilità di allocare bene le risorse pubbliche, cioè di metterle veramente dove servono e per stimolare la riuscita degli investimenti, invece che distribuirli a pioggia, con dubbi risultati e con un certo miglioramento dell'impatto di questi investimenti. Sarebbe stato interessante averlo tra di noi, il dottor Labianca, per farci spiegare bene. Diciamo che per oggi forse ci basta sapere che esiste ed ha ancora parecchi milioni di euro da investire, da allocare. Purtroppo, come certamente avete colto dall'illustrazione del progetto che vi abbiamo presentato questa mattina, la strutturazione di questi progetti non è banale e proprio il fatto che sia complessa ha fatto sì che appunto non siano stati investiti, non sia stato così facile, così semplice il tiraggio da parte dei comuni. Confidiamo però che con il completamento di questa operazione, la sua diffusione e anche la sua analisi critica rispetto ad un sacco di problemi che, come tutti i progetti pilota, potranno evidenziare, ma il suo affinamento alla fine possa piano piano mandare a regime anche l'utilizzo di questo strumento. Io vi lascio, abbiamo registrato le domande, ne vedo un'ultima che è arrivata adesso, ma certamente cercheremo di dare delle risposte puntuali. Come sempre vi ricorda Francesco Carta, anzi lo faccio fare a lui la registrazione. Esatto, allora come di consueto ricordiamo a tutti gli utenti che potranno rivedere l'intera registrazione e scaricare le slide a partire da domani. Sul nostro sito abbiamo elencato nella chat il link per poter accedervi direttamente. Ringraziamo tutti i relatori che hanno partecipato al nostro webinar, gli utenti che hanno visualizzato insieme a noi questo seminario. Ringrazio te Tommaso e vi do l'appuntamento ai prossimi webinar. Grazie mille, ci vediamo presto. Arrivederci a tutti.